A viso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A viso scoperto, l'informazione senza veli. In questa puntata procede, va avanti, continua la nostra collaborazione con l'importante casa editrice Nexus Edizioni. E l'ospite di questa sera è Matteo Simonetti, professore, saggista, giornalista e musicista. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e agli spettatori. Allora, Matteo Simonetti, professore liceale di storia e filosofia, è stato docente nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola per l'infanzia al master universitario. È saggista, giornalista e musicista. Attualmente è dottorando in storia della filosofia presso l'Università di Salamanca sul tema del rapporto tra Heidegger e il nazionalsocialismo. Ha collaborato a varie testate e riviste internazionali e nazionali, quali Il Secolo d'Italia, Il Borghese, L'Indipendente, L'Uomo Libero, Annales di Storia della Filosofia, Difference e altre, occupandosi di filosofia, musica e critica politica. Ha inoltre pubblicato su questi temi già diversi saggi. Attualmente svolge anche un'intensa attività di conferenziere anche per canali radiofonici e televisivi. Allora, qui questa sera tratteremo due argomenti che sono poi il cuore, il contenuto di due importanti libri scritti da Simonetti. E allora io direi di, se la regia può mettere la prima slide, vediamo il primo libro. Eccolo qua, Calergi, la prossima scomparsa degli europei, edizioni 2017. Vi ricordo che trovate questi libri sia sul sito di Nexus Edizioni, dove tra l'altro trovate anche la rivista, che è veramente molto interessante, o comunque in libreria e nelle librerie online. Simonetti, chi era Calergi e cosa c'entra con la nascita dell'Unione Europea? È il vero padre dell'Unione Europea dal punto di vista, se non altro, cronologico. Viene considerato oggi un personaggio di secondo piano dal mainstream, mentre invece i personaggi che contano lo conoscono molto bene. È stato il primo, con la sua associazione Paneuropa, a progettare e poi realizzare sostanzialmente un prototipo Unione Europea. È un personaggio conosciuto, come dicevo, dalle persone che contano, tant'è che un suo tant'è che si consegna ancora un premio Calergi e anche un altro premio, il premio Carlo Magno, che è stato ritirato da personalità importantissime della politica e della cultura, ad esempio Angela Merkel, Van Rompuy, eccetera. E quindi è un personaggio che non possiamo più considerare come secondario. Poi, mentre esporrò, diciamo, il contenuto del mio libro, vi renderete conto della centralità dell'opera e del pensiero di questo personaggio. Questo appunto come saggio storico far luce sulle reali dinamiche che stanno all'origine di questa Unione Europea e dire cose che solitamente vengono taciute perché scomode. Questo personaggio è un personaggio che è stato, diciamo, protagonista con l'edizione, la pubblicazione di un testo nel 1925, si chiama Praktischer Idealismus, che è il testo che ha fatto scalpore dopo il mio saggio. Ricordo che sono stato attaccato per questo testo da televisioni generaliste come la Sette di Mentana, che hanno fatto dei servizi vomitevoli su questo testo, tendenziosissime, eccetera. Sono stato attaccato in maniera incredibile dall'Associazione Italiana Editori. Cioè è stato un calvario e questo dimostra che evidentemente ho toccato qualche nervo scoperto e ho scoperchiato qualche pentola che non doveva essere scoperchiata. Questo è il succo della questione. Direi di sì, visto le reazioni. Però, tra l'altro, sono argomenti, certi argomenti sembra che non siano impossibili da trattare quando uno anche li tratta in maniera seria, professionale, eccetera, e gli danno subito, tra virgolette, del complottista, insomma. No? Quasi Calergi non si può nominare per questa... perché gira questo sul web, soprattutto il piano Calergi. In realtà, come poi ci spiegherà Simonetti, non c'è nessun piano Calergi, ma c'è un'ideologia invece, però sì, di Calergi. Leggo velocemente la presentazione del libro, non l'abbiamo letta. È un saggio che rivela la storia nascosta dell'Unione Europea, la quale sia dalle origini, nasce come opera antidemocratica delle elite finanziarie contro i popoli europei.
attraverso l'analisi degli scritti, del pensiero e delle azioni del conte Calergi, considerato il padre dell'Europa, vi sarà mostrato il ruolo della massoneria degli Stati Uniti e dei loro sodali europei e dei banchieri di origine ebraica nella distruzione del nostro continente. Si tratta di una distruzione che investe i suoi capisaldi culturali, la sua economia, fino alla sostituzione etnica degli stessi europei, perpetrata ad uso e consumo del mercato e dei suoi dominatori. Partendo dal contesto politico che segue la Prima Guerra Mondiale, lo sguardo dell'autore giunge all'oggi, osservando criticamente una intera teoria di personaggi della cultura e della politica impegnati in questo compito genocida, immersi in una realtà di debito pubblico, tagli al sociale, colonizzazioni economiche e azzeramento delle identità culturali, perché tale guazzabuglio è questa Europa dell'euro. Possiamo difendercene soltanto conoscendone la genesi. E io, insomma, ne sono pienamente d'accordo, insomma, con quanto scritto in questa presentazione. Quindi, insomma, si delinea già da questa presentazione anche un ruolo importante della massoneria, degli Stati Uniti e dei banchieri. Certamente, perché stiamo parlando del periodo che va tra la prima e la seconda guerra mondiale, è il periodo che segna la decadenza europea, l'Europa nella Belle Époque, centro del mondo, poi pian piano dopo la prima guerra mondiale va scemando questo suo primato, che è un primato culturale, economico, scientifico, eccetera, eccetera, e abbiamo l'inserimento nel palcoscenico mondiale degli Stati Uniti, che relegano l'Europa al ruolo di comprimario. Io, per quello che riguarda proprio anche la parola piano Calergi, io faccio presente che l'ho utilizzata soltanto perché era già stata formulata questa definizione, perché prima di me è stato pubblicato un libro di un certo Gerd Honsick, e ancora prima, negli anni 60, un altro libro di un capitano dell'esercito inglese, un certo Rogers, che aveva parlato però di piano Warburg. Quindi io non è che voglio sostenere in questo mio saggio storico che Calergi nel 1925 preparava i barconi per l'invasione di Lampedusa e delle coste siciliane. Nessuno sosterrebbe una scemenza del genere. Il centro, la tesi centrale del mio libro è che c'è un piano, che è una parte della globalizzazione o della mondializzazione, chiamatela come volete, che concepisce l'immigrazione clandestina, massiccia, anche il mescolamento razziale, come una parte appunto della stessa globalizzazione economica. Quindi non stiamo parlando di niente di particolare, stiamo soltanto dicendo, mettendo nero su bianco dei fatti storici conclamati. Cioè, perché dico conclamati? Noi abbiamo due modi per affrontare la questione sostituzione etnica e Calergi oggi. Il primo modo è fare appello all'esperienza quotidiana. Noi vediamo che continuamente la situazione europea è una situazione in cui c'è un arrivo massiccio di persone dall'Africa, e lentamente gli europei stanno scomparendo. L'ONU parla di replacement migration in un documento ufficiale. In Italia, all'estero, è tutto un fiore di dichiarazioni che vogliono sdoganare questa immigrazione, il meticciato, il multiculturalismo. Pensiamo ad esempio alle dichiarazioni della Bonino, che diceva bisogna organizzare questo travaso, di Minniti, che diceva dobbiamo abituarci al termine Eurafrica, Draghi che diceva integrare i migranti può aiutare il calo demografico, Bergoglio un'infinità di volte, Kienge, ma poi anche Eco, Scalfari, Bauman, soltanto per rimanere ad alcuni nomi, quelli più conosciuti. Quindi l'abbiamo di fronte tutti i giorni questa realtà. E allora, affrontandolo dal punto di vista storico, cosa emerge? Emerge che questa mia opera è stata attaccata continuamente, senza però accettare da parte dei denigratori uno scontro diretto con me, sostanzialmente perché gli attacchi provengono da persone che non hanno studiato la questione, non hanno studiato i testi di Calergi, non conoscono la storia dell'epoca e sostanzialmente sono incompetenti in questa materia. Quindi ogni volta che io sono attaccato e ribatto nel merito, queste persone si squagliano. E vorrei fare, se lo reputate interessante, un piccolo excursus di questi
attacchi che ho ricevuto per questo libro, perché sì, da solo sì, questo aspetto è rivelatore. Cioè, praticamente all'inizio io pubblicai questo libro nel 2015, la prima edizione, poi l'edizione Nexus nel 2017 ampliata, e mi cominciarono a dire: no, ma il Praktischeridalismus non esiste, è un testo inventato, finché io l'ho reperito all'Università Statale di Gorizia e l'ho fatto vedere a tutti, no? Nei canali social, eccetera. Allora mi hanno detto: sì, ma non c'è scritto quello che tu dici. Allora io ho preso due traduttori madrelingua e l'ho fatti tradurre e ho dimostrato che le cose che erano scritte lì erano esattamente quelle che sostenevo io. Poi mi hanno detto: sì, ma sono stati errori di gioventù da parte di Calergi, non sono stati mai confermati queste teorie, sono campate in aria. Al che io però ho fatto presente che non sono stati mai sconfessati dallo stesso Calergi e anzi confermati dopo oltre 10 anni in un quotidiano anni 30, in cui Calergi diceva: sì, tenete conto che io per il futuro desidero un'Europa meticcia guidata da un'elite di banchieri ebrei. Queste sono parole di Calergi, non mie, non dovete prendervela con me. Io faccio lo studioso e riporto queste certo, parole semplicemente. Allora mi hanno detto: sì, in effetti ha scritto queste cose, la traduzione è corretta, però nessuno lo ha mai tenuto in considerazione, era quasi un pazzoide, era uno schizzato emarginato. Allora io ho fatto presente che questo pazzoide emarginato ha incontrato 4 volte Mussolini, era amico intimo di Churchill, di Benesch, e ha incontrato il Papa, ho 90 pagine di corrispondenza arrivatami direttamente da New York, dal centro Roosevelt, fra Calergi e il presidente americano Roosevelt, era amico di Adenauer, di Schumann, di Seipel, di Otto d'Asburgo, cioè un'infinità di personaggi politici, per non parlare dei personaggi legati al mondo industriale che lo hanno sovvenzionato e anche altri personaggi minori, se volete, però ne possiamo parlare anche dopo. Allora, quando io ho anche smontato, diciamo, questo punto che voleva sostenere che fosse un emarginato, un pazzoide, hanno cominciato a fare degli attacchi un po' sconclusionati. C'è stato l'attacco di Mentana che dicevo prima. Tra l'altro, dobbiamo andare in pubblicità. La fermo un attimo e riprendiamo da Mentana. Andiamo avanti subito con la pubblicità. Restate con noi perché la puntata si fa ancora più interessante. Siamo di nuovo in onda. Allora, raccontava Simonetti dei attacchi gravi, forti attacchi che ha subito, e stava facendo un po' la storia di questi attacchi, e eravamo arrivati anche a Mentana. Sì, è successo che in una puntata, in prima serata di Bersaglio Mobile, Mentana mi ha attaccato direttamente mostrando la mia faccia, mostrando le mie conferenze su YouTube, quella per BioBlu, eccetera, e dicendo un po' di bufale dal punto di vista storico su questa questione. Tra l'altro ha anche mostrato il volto senza coprirlo di mio figlio, che allora aveva 6 anni, e la magistratura ha ritenuto di non dover procedere anche in questo caso. Il Tribunale dei minori non ha considerato il fatto grave, anche se questo di solito viene sempre punito, no? Mostrare dei minori anche da un punto di vista dell'ordine dei giornalisti, i giornalisti nella deontologia ci sono delle regole molto precise per quanto riguarda i minori. Prego, vada pure avanti. Evidentemente ci sono figli e figliastri, ho imparato questo in questa mia esperienza, no? E quindi tutte le mie azioni, io ho chiesto un confronto, mi è stato negato, ho chiesto una rettifica, mi è stata negata. L'importante era tacitare e accusare di complottismo, come si fa sempre. E poi, tra l'altro, bisogna anche indicare che queste agenzie che si occupano di sbufalare sono animate da personaggi che non hanno titolo di studio, non sono nemmeno laureati e pontificano su questioni che non conoscono minimamente. Lo stesso Mentana non è neanche laureato, non ha mai pubblicato un libro di storia. Cioè, parliamo di persone, anche componenti delle redazioni di questi siti, giornalisti, eccetera, che non hanno le competenze necessarie. Non solo non hanno le competenze, io, siccome sono stato anche io vittima di questi signori, il discorso che loro storpiano e modificano a loro piacimento la realtà delle cose per andare a colpire, spesso purtroppo in maniera anche tra virgolette violenta, insomma, in modo comunque
si accaniscono, ecco, il loro obiettivo sembra più non cercare di portare a galla la verità, i fatti, ma quello di distruggere o comunque attaccare le persone o le loro idee. E poi un'altra cosa che manca, lei l'ha sottolineato, è il confronto. No, dicevo, manca il confronto, sì, no? Stiamo assistendo mai come oggi alla mancanza di confronto, perché... lo vediamo qui, ma sulla guerra, su una serie di cose. Prego, scusi. No, niente, mi interrompo pure quando vuole perché è sicuramente più interessante dialogare. Stavo dicendo che questa mancanza di dialogo è una forma di difesa che questi personaggi mettono in essere, nel senso che conviene loro tirare la pietra, poi dopo sanno che la loro visibilità è infinitamente superiore a quella dei loro avversari e se ne fregano delle repliche, del sostenere poi quello che hanno detto di fronte all'avversario, cioè è un discorso anche deontologicamente che non si regge, è assurdo, no? E poi dicevo, dopo questo c'è stata anche la censura della voce di Wikipedia su Calergi che un mio, diciamo, lettore aveva fatto, è stata subito cancellata nel giro di 24 ore, è stata modificata togliendo i riferimenti ai messaggi. Io voglio solo dire che queste persone è comprensibile che non vogliono un confronto, semplicemente perché faccio soltanto notare che questo mio saggio è stato al centro di una tesi di laurea all'Università di Milano. La tesi di laurea è andata molto bene, è stato promosso a pieni voti il relatore, un ragazzo che ha fatto la tesi di laurea intitolata Calergi e il problema dell'immigrazione, una roba del genere, basata sul mio libro. Tra l'altro questo mio testo compare anche nella mia tesi di laurea di dottorato, che lei prima diceva che ero dottorando, nel frattempo ho terminato il mio dottorato di ricerca e compare nella tesi di laurea di dottorato all'Università di Salamanca, che notoriamente è una delle più importanti del mondo, in cui hanno fatto le pulci a questo mio testo, che comprende appunto riferimenti al testo di Calergi che pubblicai qualche anno fa. Ne ho parlato ad esempio presso l'Università di Teramo al Master Enrico Mattei, ho tenuto lezioni su questo, cioè ormai sono infinite le conferme. Io potrei citare decine di studiosi che confermano le mie ricerche, ne cito una sola, si chiama Dina Guisinova, che è un docente alla London School of Economics, ha un dottorato a Cambridge in storia. Questa ricercatrice testimonia quello che io dico per quanto riguarda il ruolo di Calergi all'interno della massoneria. Se volete ci spendiamo due parole perché è veramente incredibile. Allora, praticamente che succede? Noi sappiamo che alla fine della Prima Guerra Mondiale la massoneria ha un ruolo importantissimo nella conclusione del conflitto, quindi nel Trattato di Versailles troviamo una serie di massoni che fanno parte dei governi dei vincitori, ma quello che è interessante dire è che Calergi entra nella massoneria, nella loggia Humanitas di Vienna, poi sembra scomparire, ma la ricercatrice Dina Guisinova trova dei documenti che dimostrano che il, adesso non so come si chiama il direttore della loggia, il maestro, il gran maestro della loggia viennese, scrisse un documento con il quale, e lo mandò alle principali logge di tutto il mondo, con il quale tutte le logge dovevano mettersi a disposizione dell'operato di Calergi. Cioè un documento ufficiale che questa ricercatrice, che insegna alla London School of Economics e c'ha un dottorato in storia a Cambridge, ha tirato fuori in maniera incontrovertibile, che testimonia che Calergi era un pezzo grosso della massoneria. E non basta questa frequentazione politica che dicevo prima, e non basta la frequentazione con questi grandi della politica del periodo. Ci sono delle collaborazioni, ad esempio, con i grandi banchieri del periodo. Faccio un esempio: lui conosce Louis de Rothschild e da questa frequentazione con lui. Esatto. Quando ha parlato di Rothschild, mi è venuto subito in mente di Rothschild, prego. Esatto, infatti da Rothschild arriva a Warburg e poi conosce anche Bernard Baruch, quindi è un personaggio che ha contatti con i più grandi banchieri del mondo, che sappiamo hanno un ruolo di rilievo anche all'interno dei conflitti mondiali e soprattutto nel primo.
Quindi è un personaggio centrale, è inutile che si cerchi di far finta di niente. L'ultima tappa di questo diciamo, tentativo di ridurre il mio lavoro a complottismo becero è quella della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'anno scorso. Cioè io praticamente sono venuto a conoscenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scritto una nota sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio in cui si dice il piano Calergi è una bufala. Allora io ho scritto una lettera alla signora Meloni, ovviamente non ho ricevuto risposta, dicendo: signora Meloni, io sono l'unico in Italia che ha scritto un saggio storico documentato su questo argomento, avrei piacere nel mostrarle perché questa cosa non è una bufala. E le allego le fotocopie, le foto del testo di Calergi del 1922, che è mio, cioè io l'ho comprato questo testo del 1922 in tedesco, che certifica che il pensiero, le parole di Calergi fossero queste. E poi le allego anche la fotocopia del quotidiano degli anni 30 in cui lui le confermava. Cosa devo fare di più? È assurdo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri faccia questo comunicato senza mettere una fonte. Sapete qual è l'unica fonte? Innanzitutto il comunicato è copia e incollato da Wikipedia. Cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri copia e incolla una voce di Wikipedia e mette come fonte, come unica fonte, l'Osservatorio per l'antisemitismo italiano. Cioè è una marchetta, signori, cioè è impossibile per un ente così importante come la Presidenza del Consiglio dei Ministri fare una asserzione così perentoria senza preoccuparsi di andare a verificare le fonti e vedere se la questione è un po' più complessa di come viene presentata. Evidentemente però anche qui non c'è stato coraggio per un confronto e la cosa si è fermata. Praticamente dopo tutta questa serie di fallimenti che queste persone hanno avuto nel tentativo di screditarmi, ora non ne parla quasi più nessuno in maniera critica, perché sanno che la verità, anche se non lo dicono, la verità è quella che io vado ripetendo da ormai 9 anni. Ecco, a proposito di questo, anche per farti a proposito di questo, anche per far comprendere ai nostri telespettatori cosa pensava Calergi, le chiedo perché Calergi voleva un'Europa meticcia e se l'immigrazione che viviamo oggi è in qualche modo figlia di queste teorie. Allora, innanzitutto bisogna vedere cosa lui dice in quest'opera che è Practical Idealismus, perché non si tratta soltanto dell'immigrazione incontrollata, alla quale effettivamente dedica poche righe, ma se noi inseriamo queste poche righe, cioè lui dice l'Europa del futuro sarà un'Europa meticcia, la cui popolazione sarà di aspetto asiatico negroide. Poi dice scompariranno i tipi nazionali e al loro posto compariranno una moltitudine di individui, cioè saranno tutti uguali gli europei, gli inglesi, i francesi, i tedeschi, tutti intercambiabili e anche intercambiabili con gli americani, intercambiabili con tutti in questa follia che è la globalizzazione. E quindi qual è il discorso? È che diciamo questo personaggio che sarà sradicato, il nuovo personaggio della popolazione del futuro europeo, sarà sradicato, non avrà più un amor proprio, un amor patrio per le sue origini, per la terra che ha, facilmente manipolabile. Cioè lo stesso Calergi dice che sarà debole di carattere, sarà istintivo, sarà irruento. Quindi la persona perfetta per essere manipolata, per essere controllata. Io spesso faccio questo esempio nelle mie conferenze, no? Immaginate il cittadino europeo del futuro, del 2040, che sarà ormai al 50% originario dell'Africa, di religione islamica, eccetera, e a questo cittadino a Roma, per esempio, si dirà: guardate, dobbiamo abbattere il Colosseo e al posto del Colosseo farci una bella catena di negozi, no? Allora, a quel punto, il cittadino che sarà italiano a Roma, ma con quelle caratteristiche, quale
quale motivazioni, quale spinta avrà per resistere a questo tipo di comportamento? Nulla, non avrà nulla, perché non ha le radici qui, perché i suoi nonni non hanno vissuto, i suoi bisnonni non hanno vissuto questo territorio, questa cultura, questa lingua così fortemente da volerle difendere. Ma questa è una cosa che... Ci fermiamo ancora un secondo per la pubblicità, restate con noi, torniamo fra qualche istante. Ecco, siamo di nuovo in onda e oggi l'immigrazione non appare un'immigrazione di tipo emergenziale, ma è un'immigrazione chiaramente che è ben organizzata. E io, senza conoscere queste teorie di Calergi, mi sono occupato a lungo di immigrazione e la conclusione a cui ero arrivato è che comunque sostituendo la popolazione europea con gli immigrati si va a distruggere, come lei diceva prima della pubblicità, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, e lo vediamo anche che c'è questa spinta anche della Chiesa verso questa immigrazione incontrollata, e alla fine una persona, come se ho capito bene, come lei diceva, senza più cultura, senza più religione, senza più ideali, senza una storia a cui aggrapparsi, è una persona che praticamente è facilmente manipolabile. Eh sì, è certamente così, anche perché, diciamo, è volubile, non c'ha questa identità verticale, come la chiamo io, che lo collega ai suoi avi, alle sue origini, e quindi è in qualche modo sfilacciata questa persona, no? E lo vediamo, io per esempio noto questa cosa già nella mia attività di docente, perché vedo che i ragazzi di oggi, e non parlo solo di quelli di origine straniera, ma i nostri ragazzi sono già completamente presi in questo progetto mondialista di equiparazione di tutte le culture, di cancellazione. Oggi si parla di cancel culture, cos'è esattamente questo? Cioè è l'eliminazione di tutte le differenze. Perché viene fatta questa eliminazione, oltre al discorso del controllo sociale? Perché si tende a realizzare quel consumatore unico che la mondializzazione insegue da tantissimo tempo. Un consumatore unico significa riuscire a piazzare i propri prodotti, a venderli, a fare la propaganda senza scervellarsi troppo. Significa entrare in qualsiasi nazione, in qualsiasi mercato, una volta che questi mantra della globalizzazione progressista siano una cosa comune, una cosa diffusa in tutto il mondo. Prima dicevo che queste frasi che sono inerenti all'immigrazione vanno calate in un contesto che è inquietante e dà proprio l'idea di quale sia il pensiero di Calergi. Cioè, qui si parla di meticciato, però si parla anche di sesso. Per esempio, Calergi dice che per il popolo dovrà essere in vigore un regime di amore libero. Per l'elite invece dovranno essere fatti dei matrimoni combinati, i migliori con le migliori, i più belli con le più belle. Si tratta di un sistema eugenetico. Poi, e quindi quando parliamo di regime di amore libero per il popolo, non possiamo che pensare alla moltiplicazione degli orientamenti sessuali e dei generi sessuali che stiamo vedendo oggigiorno. Poi, per esempio, un altro aspetto che è molto importante se si vede il funzionamento dell'Unione Europea di oggi, in cui i popoli non contano nulla, è quello che vede Calergi un critico spietato della democrazia. Lui dice che la democrazia è soltanto un momento di passaggio per sostituire la vecchia nobiltà, che è quella legata al territorio, con la nuova nobiltà che è costituita dai banchieri. Cioè dice proprio così e fa l'elogio del banchiere. Il banchiere è il personaggio che per lui rappresenta l'eroe. Poi, per esempio, c'è un attacco completo all'ambiente così come lo conosciamo, cioè un antiecologismo proprio smaccato. Per lui la natura, il mondo è fatta soltanto di zanne, artigli e di risorse da sfruttare. C'è un elogio della tecnica totale, quindi siamo in presenza di un'ideologia fortemente progressista, mondialista, e quindi questa sostituzione etica rientra in un discorso ben più ampio che è quello della globalizzazione. Ecco, insomma, da queste sue parole si comprende bene che l'immigrazione che viviamo oggi ha origini quantomeno teoriche, molto molto antiche, e un po' tutta l'Unione Europea poi deriva, è costruita, anche perché lo stiamo vivendo, quello che sta facendo, insomma, è un po' costruita
su teorie di questo tipo. Stiamo assistendo adesso alla deriva gender, all'immigrazione incontrollata, insomma una serie di fatti che sono innegabili, per quanto magari cercano di proporceli in modo diverso da quelli che sono in realtà. E l'argomento Calergi è un argomento vastissimo, però vi prego. Aggiungerei anche che questa cifra nella nostra Unione Europea, che prevede la predominanza dell'aspetto economico, finanziario su quello politico, si vede già in Calergi e nel suo elogio dei banchieri, eccetera. Ma non si vede questa cosa soltanto per quanto riguarda l'analisi delle cariche dell'Unione Europea, si vede anche negli stati, perché noi vediamo, se andiamo a vedere il profilo di personaggi come Draghi o per esempio quello dello stesso Macron, vediamo che sono la replica delle dinamiche anche biografiche che la vicenda Calergi ci mette davanti gli occhi. Io nel mio libro dedico un capitolo all'interpretazione, diciamo, storico-politica e biografica dei personaggi che vediamo oggi protagonisti in Europa. Tutti provengono da un ambiente, da un'atmosfera che ha a che vedere con la finanza internazionale. Tutti passano dai board delle banche internazionali e private ai governi. E come si può pretendere che queste persone non facciano l'interesse dei datori di lavoro che avevano fino a pochi giorni prima? E poi magari rientro una volta esaurito il mandato. È una cosa incredibile che viene fatta passare come normale dai media, che sono asserviti. Asserviti significa che sono pagati, sono mantenuti e soprattutto che ingaggiano persone che hanno soltanto quel tipo di mentalità, quel tipo di formazione. Lei ha citato un nome importante, Mario Draghi, che è stato presidente della Banca Centrale Europea e contemporaneamente faceva parte anche del famoso gruppo dei 30, che sono praticamente i banchieri più potenti del mondo. Infatti, insomma, qualcuno aveva fatto notare che c'era un evidente conflitto di interessi, ma la BCE ha risposto che secondo lei questo conflitto non esisteva. Poi sappiamo esserci altri gruppi come il Bilderberg o la Trilaterale, a parte ovviamente il World Economic Forum, ma questi sono, diciamo, più gruppi non accessibili, quindi quello che avviene nelle riunioni, quello che decidono, poi non viene fuori. E insomma, anche questo si riallaccia un po' quantomeno al concetto della massoneria. Allora, aggiungo se mi permette, che per alcuni aspetti la persona di Calergi è centrale anche nella formazione di alcuni di questi cosiddetti think tank mondialisti. Per esempio, per quello che riguarda il Council for Foreign Relationship o anche altri, Calergi è un collaboratore delle persone che contribuiscono a creare questi enti. Quindi anche dal punto di vista storico e analizzato ci sono dei contatti molto, molto chiari, molto forti. Ma io, per farvi darvi un'idea della potenza, diciamo, di questo personaggio, io sono stato in un archivio in Repubblica Ceca per trovare documenti su questa vicenda e ho trovato la ricevuta di un finanziamento che un certo signor Agnelli, un finanziamento di vari milioni di lire che un certo signor Agnelli negli anni 60 dava alla Paneuropa di Calergi in maniera continuativa. Poi ho trovato dei documenti risalenti. Agnelli fu quello che fece la prefazione al libro della Trilaterale, The Crisis of Democracy, quindi insomma tutto si riallaccia, prego. E niente, non parliamo poi di Elkann perché il cerchio si chiude, però siamo dei complottisti se facciamo questi collegamenti, ma ormai abbiamo visto che anche grazie alla vicenda della pandemia Covid, questi cosiddetti complottisti la maggior parte delle volte avevano ragione e i cosiddetti ufficialisti, come la chiamo io, sono semplicemente delle persone che si fidano senza esercitare il dubbio socratico o cartesiano e senza esercitare appunto la critica indipendente. Il complottista, mi dispiace dirlo, ovviamente il complottista c'è, esiste, è una figura anche esecrabile, condannabile per certi versi, ma dietro questa definizione si raggruppano dei pensatori indipendenti che creano dei problemi al potere e quindi conviene chiamarli in questa maniera per tacitarli. Cioè, a me mi è capitato diverse volte di essere accusato di complottismo,
però da persone che anche questa volta, per argomenti che non sono quelli relativi a Calergi, non hanno mai accettato confronto. Io addirittura anche, ebbi anche una proposta da parte di un collaboratore delle Iene che mi aveva detto: io ti vengo a trovare a scuola perché questa bufala del piano Calergi deve finire, eccetera, eccetera, lo sto ancora aspettando, non è arrivato. Ecco, io rinnovo l'invito a tutti coloro che ascoltano, soprattutto quelli che sono scettici su queste mie opere, ricordando che però sono opere che hanno una certa impostazione anche metodologica che si ottiene facendo, ad esempio, i ricercatori universitari come io faccio. Ecco, lei ha fatto un esempio, la pandemia lampante, no? Dove chiaramente si è imposto un pensiero unico che, come lei ha sottolineato, poi era anche sbagliato, insomma, si è sbagliato più volte, diciamo così, mentre i complottisti ne hanno azzeccate parecchie. Però qual è il punto? Il punto è che ci vogliono imporre un pensiero unico attraverso soprattutto i mezzi di comunicazione e quindi negano il confronto. Questo è avvenuto nella pandemia. Sta avvenendo per questo presunto riscaldamento globale, per questa presunta, non il riscaldamento globale, non è presunto, ma è presunta l'emergenza climatica, perché è negazionista climatico si sono inventati adesso, pur di etichettare negativamente una persona, poi queste sono tecniche molto antiche proprio per manipolare anche l'opinione pubblica. La stessa cosa la vediamo con la guerra, da una parte in Ucraina e dall'altra quella che sta scoppiata in Israele. Cioè, insomma, un po' c'è la totale mancanza di confronto e un po' la volontà di imporre questo pensiero unico. Allora, noi avremo anche da parlare di un altro libro. Siamo andati un po' lunghi su Calergi, ma è talmente vasto come argomento e interessante che insomma, valeva la pena. Poi eventualmente può ritornare in trasmissione e magari possiamo sviluppare meglio sia il tema di Calergi che quello che andiamo a affrontare adesso, che è un altro libro che si intitola Se la regia mette la copertina. Eccolo qua, Hitler e Fichte, capire il nazionalsocialismo. Questo libro è sul nazionalsocialismo, è stata pubblicata una mole sterminata di studi. Raramente però capita di imbattersi in qualcosa che riesca ad andare al di là delle letture ideologizzate, che riesca a discernere la realtà dei fatti e soprattutto la vera natura delle idee di questo movimento politico. Dalle cristallizzazioni e dalle stereotipie che la sudditanza alle volontà politiche del vincitore anglo-americano ha comportato. La demonizzazione e la reductio ad Hitlerum fanno allora sempre capolino, impedendo una comprensione che invece, a distanza di quasi un secolo, sarebbe necessaria, senza ovviamente cadere d'altra parte nell'apologia. Simonetti ricostruisce la genesi culturale e sociale del nazionalsocialismo partendo dal pensiero di Fichte, per rivolgersi all'analisi del mondo tipicamente tedesco, del romanticismo e dell'idealismo e giungere poi a illustrare le effettive scelte e realizzazioni politiche di questo totalitarismo novecentesco. Grande spazio viene riservato in questo testo all'analisi di documenti originali, alla critica degli scritti hitleriani e alle conseguenti scelte in campo economico, sociale, geopolitico e giuridico. Insomma, Simonetti, lei va sempre a cercare dei temi, che sono un po' il pasto di questi fact-checker e di questi che accusano tutti di essere complottisti. Restate con noi, subito dopo la pubblicità andiamo a parlare di questo importante libro. Siamo di nuovo in onda. Simonetti, io insomma dicevo un po' come battuta, ma purtroppo è anche una triste realtà. Calergi da una parte, Hitler e il nazionalsocialismo sono dei temi che appena uno li tocca saltano tutti sulla sedia. Ma non è che io sia masochista e quindi vada a impelagarmi sempre in questi temi. È semplicemente il mio interesse per quel periodo storico dell'Europa centrale. Io, da studioso, da insegnante di storia e filosofia e da saggista che si occupa da moltissimi anni di questo periodo, vado sempre, soprattutto per quello che riguarda la critica del pensiero, a studiare il periodo che va fra la prima e la seconda guerra mondiale, soprattutto nel mondo tedesco. È un mio argomento di interesse e secondo me, oltre ad essere un argomento molto interessante, è un argomento attualissimo. Cioè, qual è il
senso di questo mio libro. Voi vi accorgete che continuamente si continua a parlare di nazisti, fascisti, e di questi giorni il discorso sul saluto romano, nella guerra russo-ucraina erano nazisti i russi perché avevano invaso, ma erano nazisti anche gli ucraini perché avevano dei rapporti con i nazionalsocialisti della seconda guerra mondiale, perché l'Azov, il battaglione, eccetera, sono nazisti tutti. Io ho sentito addirittura dire in una conferenza da un rinomato giornalista che sarebbe un nazista pure Obama. Cioè, ormai si usa questo termine fuori dal contesto storico come un generico insulto e non si capisce più niente. Allora, questa mia indagine vuole proprio sfatare alcuni luoghi comuni che hanno però un obiettivo molto molto importante, cioè demonizzando tutti gli aspetti del nazionalsocialismo, del fascismo, nel mio caso parlo del nazionalsocialismo, si vuole raggiungere un obiettivo importante. Qual è questo obiettivo? Fare in modo che si taccia su alcuni aspetti, soprattutto economici e sociali, di quell'esperienza, che oggi potrebbero essere riadattati alla nostra situazione e fornire alcune soluzioni. Cioè, noi dobbiamo poter analizzare a 100 anni di distanza queste esperienze politiche senza questa spada di Damocle, che non è una cosa che si adatta a chi vuole fare della ricerca storica seria. Cioè, io non posso riflettere su un periodo storico se viene demonizzato tutto e viene mistificato tutto. Ne faccio qualcun esempio, un esempio che un paio di esempi che possono essere esemplificativi, appunto, scusate il gioco di parole, per far capire quello che sto dicendo. Cioè, spesso si dice il nazionalsocialismo è di destra, è una ideologia conservatrice, è un'ideologia capitalista, è una ideologia che un movimento che il capitalismo ha utilizzato per combattere il comunismo che avrebbe potuto vincere, quindi è un sotterfugio che il capitalismo ha inventato per combattere il progressismo. Questa è l'interpretazione che solitamente si dà della vicenda da parte del mondo di sinistra. Poi c'è la interpretazione che si dà, la critica che si fa dal mondo liberale, che sarebbe essenzialmente questa: Hitler era un pazzo, era un maniaco mentale, era un disturbato, era un malato, e tutti i tedeschi si sono impazziti improvvisamente nel giro di 2 anni, affascinati eroticamente da questo personaggio, e quindi hanno perso la testa e sono diventati dei barbari biondi inacculturati, anche se fino a qualche anno prima erano i depositari della più grande arte, della più grande filosofia europea dell'Ottocento. No? Queste sono le due linee interpretative. Io mostro che entrambe queste linee sono fallaci, cioè non reggono a un'analisi approfondita dal punto di vista storico, di storia del pensiero. Faccio un esempio: la più grande forza a sostenere il nazionalsocialismo non fu l'industria, ma furono gli operai. Se noi andiamo a vedere, e porto i documenti nel mio testo, quale fu la forza che sovvenzionò soprattutto per la fase di crescita del nazionalsocialismo, vediamo che il nazionalsocialismo fu sovvenzionato dagli operai. Il nazionalsocialismo era di destra o di sinistra? Era di sinistra, è un socialismo. Se voi andate a vedere i programmi del Partito Nazionalsocialista dell'origine, sono programmi socialisti che hanno tutti i caratteri del socialismo, cioè la nazionalizzazione, l'impatto sociale, il ruolo importante dello Stato per quello che riguarda i settori chiave, il controllo dei prezzi, tutto quello che noi sappiamo del socialismo lo troviamo lì. Quindi era un partito di sinistra, anche perché c'era già un partito di destra in Germania, e volendo gli industriali avrebbero potuto utilizzare quello per scardinare appunto il montante movimento di sinistra comunista in Germania. Poi ce ne sono tante altre di cose che vengono smontate, ve ne cito una sola. Se voi a scuola cosa sapete del fenomeno hitlerismo, no? Sapete che Hitler era un ignorante, era una persona inacculturata, un po' schizzata, un po' pazzoide, che è stata seguita in maniera spiegabile dal suo popolo.
provo, nessuno sa che, per esempio, Hitler era un grandissimo lettore. La sua biblioteca era una biblioteca di 16.000 libri, quasi tutti letti e appuntati. E questi libri sono libri di tutti i generi, di filosofia, di teologia, di storia soprattutto, che era, diciamo, il pallino di Hitler, no? Il suo campo di studi preferito. Cioè c'è un docente universitario inglese che si chiama Ryback, con cui io ho collaborato e ho scambiato delle opinioni in occasione della mia tesi di dottorato, perché ricordo, questo testo è integralmente all'interno della mia tesi di dottorato, che ha ottenuto il massimo dei voti all'Università di Salamanca, quindi è inoppugnabile dal punto di vista procedurale. Quindi, per esempio, anche questo aspetto in cui il nazionalsocialismo viene fatto passare come una fandonia nata da dementi è assolutamente inconsistente. Ma poi la tesi centrale del mio libro è questa: non si tratta di un impazzimento improvviso di una popolazione. Io dimostro, e soprattutto lo faccio appoggiandomi alle tesi di un ricercatore importantissimo ebreo che si chiama Mosse, che tutto quello che il nazionalsocialismo ha deciso, ha fatto, tutto, dal punto di vista monetario, dal punto di vista razziale, dal punto di vista sociale, delle politiche del lavoro, finanziario, delle politiche estere, tutto lo ritroviamo, appunto c'è questo riferimento, in un'opera che il filosofo tedesco Fichte ha pubblicato nell'anno 1800. Cioè, noi possiamo considerare il nazionalsocialismo una copia, un tentativo di realizzazione di un libro di un filosofo pubblicato nell'anno 1800. Cioè, Hitler non si inventa nulla. Il nazionalsocialismo è il risultato di una serie di pensieri che ha più di un secolo prima dell'avvento al potere del nazionalsocialismo. Quindi questo che significa? Vengono un po' distrutte tutte le precomprensioni, i pregiudizi, gli stereotipi su questo personaggio, su questo movimento. Il che, sia chiaro, non significa fare apologia, non significa difendere i crimini perpetrati nella Seconda Guerra Mondiale in altre occasioni da parte di questi regimi. Significa semplicemente poter studiare e dire la propria versione dei fatti appoggiandosi a prove documentali senza essere messi in croce. Perché dico che è importante questa cosa? È importante semplicemente perché le strategie con cui la Germania passa da disoccupazione 60%, si andava a fare la spesa per comprare un chilo di pane con una carriola piena di soldi, una nazione completamente distrutta, la cui industria era stata completamente rasa al suolo e comperata a prezzi di saldo dagli stranieri. In 5 anni arriva al pieno impiego e arriva a diventare una potenza internazionale. Come è stato possibile? È stato possibile attraverso dei meccanismi monetari e finanziari che oggi noi dovremmo prendere in considerazione. Cioè, la proprietà della moneta, la proprietà della banca centrale, la moneta sganciata dalla copertura aurea, la creazione di una moneta parallela svincolata dal debito, l'assunzione da parte dello Stato delle persone in lavori pubblici, la creazione di un volano dietro a tutto questo sistema, quello che sta dicendo è quello che viene definito oggi in maniera spregiativa il sovranismo, non mi sfuggiva la parola. Sì, infatti, per esempio, in questo testo di Fichte dell'anno 1800, si chiama Lo Stato Commerciale Chiuso, è un testo che spiega appunto come deve essere strutturato lo Stato per funzionare in maniera autonoma, diremmo anche autarchica. Cioè, non c'è niente di nuovo. Il mondo tedesco, ben 130 anni prima dell'arrivo al potere del nazionalsocialismo, ha detto sempre queste cose. Ha detto sempre queste cose. Non è il frutto di un malato, di una mente malata. Ecco, voglio fare questa domanda perché siamo... Sì,
Sì, siamo in chiusura, abbiamo ancora 2 minuti per capire. Allora, Hitler ha applicato il nazionalsocialismo e non ci ha messo niente di suo? E domanda, l'antisemitismo, l'odio verso gli ebrei derivano dal nazionalsocialismo? Il fatto di fare la guerra e invadere gli altri paesi derivano dal nazionalsocialismo o no? Assolutamente no. Cioè, voi tenete conto che tutte queste azioni, ad esempio l'antisemitismo, i pogrom, hanno una storia che è al di fuori della Germania, molto prima di essere in Germania. Per quello che riguarda anche gli aspetti particolari dell'antisemitismo, per esempio il rogo dei libri degli autori ebrei o la discriminazione nei posti di lavoro, eccetera, eccetera, sono stati fatti negli anni centrali dell'Ottocento. Cioè, voi tenete conto solo di questo fatto. Io porto un documento che dimostra che all'inizio del Novecento, per accedere alle università inglesi, siccome gran parte dei posti disponibili all'università venivano occupati dagli ebrei, le amministrazioni delle università pretendevano una foto in formato fototessera del candidato ad essere ammesso all'università, e dalla forma del naso si riservavano di escludere le persone dalla missione all'università. Cioè, non stiamo parlando della Germania, stiamo parlando dell'Inghilterra. Cioè, voi tenete conto che bisognerebbe fare una puntata apposta su questo argomento, che negli anni 30 Sì, ma la vi fu faremo, una la faremo. conferenza. Sì, io sono a disposizione. Cioè, vi fu una conferenza in cui tutto il mondo venne chiamato a spartirsi gli emigranti ebrei che fuggivano dalla Germania. Quindi tutte le nazioni del mondo potevano prendere una parte di queste persone che erano indesiderate nella Germania nazionalsocialista e accoglierle. Sapete quante personaggi di questa etnia ebraica si sono presi l'Inghilterra, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera? Zero. Qualcuno se l'ha preso Perfetto. Cuba, qualcuno Santo Domingo. Cioè, sono situazioni da riscrivere, da ristudiare, perché purtroppo sono basate su stereotipi e su falsità. Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Abbiamo, diciamo, affrontato i due argomenti principali, però ecco, ci sarebbe bisogno di andare ad approfondire. Quindi io spero di avere un'altra occasione, insomma, e poter diciamo, dire le cose che oggi, toccare gli argomenti che non siamo riusciti a toccare, ma per il pubblico, insomma, avete Volentieri. visto, stiamo parlando di lavori molto seri, lavori fondati su prove, su dati di fatto, ecco, e quindi, insomma, a maggior ragione questi due libri acquistano veramente una grandissima importanza. Allora, rivediamoli un attimo se la regia mi mette le immagini del primo libro, che è Calergi, la prossima scomparsa degli europei, Nexus Edizioni, e poi anche Hitler e Fichte, capire il nazionalsocialismo, sempre Nexus Edizioni. Vi ricordo, trovate questi libri sia sul sito della Nexus che nelle librerie, più importanti librerie, anche online. Simonetti, io la ringrazio e le auguro una buona serata e un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi. Sono a disposizione quando volete affrontare uno degli argomenti che sono rimasti esclusi. Ce ne sono di interessantissimi in entrambi i libri, di cui non abbiamo potuto parlare, ad esempio l'idea di moneta, la proprietà della moneta, eccetera. Se volete, io Ah, sono a sì, questo mi disposizione. interessa molto. Sono Va argomenti che bene. mi interessano molto, quindi senz'altro. Allora, il tempo a nostra disposizione, quindi una buona serata è terminato, quindi una buona serata anche ai nostri telespettatori. Io come sempre vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 23. Avviso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli.